Buonasera, edizione speciale di Pro Teramo. Poco dopo il fischio finale della partita tra Teramo e Pordenone, è andata male alla squadra di Agenore Maurizi, sconfitta 2-0 dalla prima della classe, che peraltro allunga in classifica. Ovviamente in conduzione c'è il sottoscritto, non c'è Jacopo Forcella, che però lo vedo già pronto in bassa frequenza. Tra poco andremo da lui per un racconto della partita, che sostanzialmente non ha avuto storia, perché il Pordenone ha sbagliato un rigore con Burrai nel primo tempo sullo 0-0, rigore parato da Lewandowski, poi ha colpito due volte con Gavazzi e con Candellone. Teramo con tante assenze, incapace di reagire. Pordenone che allunga in vetta, mentre il Teramo finisce in zona playout. Ma vediamo i risultati di questa giornata di campionato, che è incompleta perché ci sono due posticipi. Ringrazio in regia Maurizio Dagui. Questi sono i finali delle partite giocate oggi tra il pomeriggio e la maggior parte di loro nella serata. Fanovi-Spesaro 0-0, Feralpi-Salò Imolese 0-1, gol partita per l'Imolese. Che tra poco vi diremo di chi. Fermana-Triestina 1-0, in questo caso il gol partita ce l'abbiamo, lo ha segnato Lupoli. E poi Giana-Erminio-Renate 0-1 nel derby tutto lombardo, la rete al terzo minuto realizzata da Piscopo. E poi ancora il Gubbio che ha battuto seccamente il Vicenza per 2-0 con le firme di Marchi, Ettore Marchi, e poi l'ex lancianese Elio De Silvestro. Ravenna Virtus Vecomp Verona 0-1, risultato a sorpresa che non fa piacere al Teramo, gol partito al 58esimo di Trainotti. Vi avevamo lasciato in sospeso con il marcatore di Feralpi Imolese, 0-1 la marcatura di un altro ex lancianese come Eric Lanini. Rimini Monza 1-0, partita risolta al 94esimo dal gol di Volpe. E poi, come detto, Teramo Pordenone 0-2, tutto nel primo tempo. Il rigore sbagliato da Burrai è parato da Lewandowski, poi le reti di Gavazzi e di Candellone. Su questo secondo gol un errore evidente di Lewandowski, forse anche della terna arbitrale, era probabilmente di fuori gioco la posizione di Candellone. Domani i match tra Sud Tirol e Ternana e tra Albinoleffe e San Benedettese. Andiamo a vedere ora la classifica. Come detto, Pordenone che allunga 32 punti contro i 27 della Fermana, 26 punti per la Ternana che gioca domani, che ha un recupero ancora da fare, dunque potenzialmente la Ternana può fare 6 punti e agganciare il Pordenone, ma appunto le ferre devono giocare, il Pordenone è già a quota 32, a quota 26 anche la Triestina, sconfitta a Fermo questa sera, 26 punti anche per la Vispesaro, 25 per Imolese e Feralpi Salò, 24 punti per il Vicenza, 23 per il Ravenna, 21 per il Rimini, poi 20 punti per il Monza, 19 per il Sud Tirol, 18 per la San Benedettese, 17 per il Gubbio, 16 punti per Fano e Teramo. Il Fano di Massimo Epifani aggancia il Teramo, poi a quota 15 Giana e Renate, a quota 13 la Virtus Vecomp Verona, che lascia momentaneamente l'ultimo posto, dove torna la Albinoleffe che è a quota 11, Albinoleffe che però dovrà giocare domani. E allora, come detto, è già pronto dallo stadio Bonolis Jacopo Forcella, che insomma ci racconta la partita, vero Jacopo? Buonasera. Sì, buonasera Andrea, è finita al Bonolis, è finita nel peggiore dei modi per il Teramo, sconfitto 2-0 dal Pordenone questo turno infrasettimanale di campionato. È la quarta sconfitta nelle ultime 7 partite per la squadra di Maurizi, che ha raccolto nelle ultime 7 uscite solamente 3 punti. Tutto confermato il modulo 4-3-1-2 per l'allenatore biancorosso alla vigilia con Ranieri, non bacio terracino
alle spalle delle due punte Zecca e Piccioni. Non sarà una partita fantastica per l'ex Alessandria, partita che sembra mettersi subito male per il Teramo, perché all'undicesimo c'è un fallo in area di rigore di Altobelli su Magnaghi. L'arbitro dell'incontro amabile di Vicenza concede la massima punizione. Sul dischetto va uno specialista come Salvatore Burrai, che però si fa ipnotizzare da Lewandowski. La partita sembra girare nel migliore dei modi dunque per il Teramo, che tira un sospiro di sollievo, che però dura solo 8 minuti. Al sedicesimo, però, prima del vantaggio del Pordenone, c'è De Grazia, il più attivo, forse il più positivo dei suoi, che ci ha provato tantissime volte questa sera ad andare alla conclusione, destro alto proprio di Ranieri dopo uno scambio con Piccioni. Al diciannovesimo, come detto, il vantaggio della formazione di Attilio Tessera. Fa tutto praticamente Candellone, che prende il pallone all'interno del cerchio di centrocampo, lo difende, lo serve al compagno di squadra Magnaghi in area di rigore, che con la coda dell'occhio vede l'inserimento di Gavazzi. Mantini si dimentica del numero 7 del Pordenone, allora ora Gavazzi, un rigore in movimento, può battere senza problemi Lewandowski, che stavolta non può fare davvero molto molto di più. Il Teramo ci prova, prova la reazione, sempre con il solito De Grazia, una conclusione dalla distanza che però viene neutralizzata da Biddi. Il problema è che quando il Pordenone attacca fa male tantissimo, e allora al 36esimo arriva il raddoppio, il 2-0, che poi sarà anche il risultato definitivo della partita. Stavolta però c'è la complicità di Lewandowski, il tiro di Bombaggi non sembra irresistibile, Lewandowski ci mette le due mani ma in maniera non perfetta. Candellone, probabilmente in posizione di fuorigioco, si ritrova il più facile dei tap-in, appoggia in porta il pallone del 2-0, con cui si chiude il primo tempo e con cui poi si chiuderà la partita. Nella ripresa Maurizi inserisce subito Bacio Terracino al posto di Ranieri per un Teramo a trazione decisamente anteriore, ma è sempre De Grazia con il tiro debole al 12esimo a non spaventare la retroguardia di Attilio Tesser. Ci prova allora il Pordenone, che tiene il pallino del gioco e quando affonda fa male. Ci prova Bombaggi intorno al quarto d'ora, pallone che sibila il palo alla destra di Lewandowski. L'ultimo squillo, di fatto uno degli ultimi squilli del Teramo, è al 20esimo con la punizione di Proietti, l'esterno destro alto di Piccioni. Nel finale anche un gol annullato a Bacio Terracino proprio dopo una sponda aerea di Piccioni. Bacio Terracino chiamato in posizione di offside, ovviamente posizione assolutamente da rivedere. Finisce con il triplice fischio dopo che Maurizio aveva inserito anche Zenuni, K, ma stavolta i cambi non hanno sortito gli effetti desiderati. La sensazione anche questa sera è che il Teramo faccia tremendamente fatica a segnare, che il Pordenone sia una squadra di lignaggio chiaramente superiore. Probabilmente non era questa la partita da vincere per il Teramo, che però neanche negli scontri diretti si è fatto valere. E allora a questo punto viene da chiedersi quali sono le partite che il Teramo deve vincere, perché la formazione biancorossa sta scivolando sempre più in basso in classifica. Questa sera hanno giocato anche le avversarie, alcune hanno ottenuto dei discreti risultati. Teramo che sarà chiamato ad una trasferta sabato sera alle 20:30 su un campo non facile, il Benelli di Pesaro, contro la Vis, deve invertire una tendenza, perché gennaio è vero che cronologicamente non è lontano, ovviamente si parla di mercato, ma il problema è che mancano ancora 4 partite per arrivare alla finestra invernale per un eventuale rafforzamento. E stando così le cose, non si vede come questa squadra possa uscire da un cono d'ombra. Lo ricordiamo, il Teramo manca la vittoria dalla gara contro il Ravenna, sono passate 7 partite, ovviamente escludiamo la Coppa Italia, e questa formazione non è riuscita più a tornare al successo, e dunque con la sconfitta di questa sera rimane a quota 16 punti in classifica. La situazione si fa davvero molto complicata. A questo punto a Maurizi toccherà trovare la via d'uscita
da un momento assolutamente negativo. Noi ribadiamo il punteggio, Andrea, e ti restituisco per il momento la linea dal Bonolis, punteggio di 2-0 per il Pordenone, gol di Gavazzi e Candellone, tutti nel primo tempo. Per il momento ti restituisco la linea, tra poco le interviste dalla sala stampa. Grazie, grazie Jacopo. L'abbiamo detto, ci sono state delle avversarie del Teramo per la zona salvezza che hanno vinto, in particolare il Renate che ha fatto proprio il derby lombardo contro la Giana Erminio, ma soprattutto l'impresa della Virtus Vecomp che ha vinto a Ravenna. Queste sono le partite, questi sono i risultati più significativi per la zona bassa della classifica. Poi il pareggio del Fano nel derby con la Vispesaro. Vediamo le immagini prima di tornare a Teramo, perché tra poco ascolteremo anche Agna Cantagalli. Le immagini della partita tra Teramo e Pordenone, come detto Teramo con una formazione d'emergenza, con una difesa rabberciata, con Fiordaliso e Altobelli coppia centrale, con Mantini terzino destro e poi con Ranieri a sostegno delle punte, Zecca e Piccioni. E questo è l'episodio del decimo minuto, l'atterramento di Altobelli ai danni di Candellone, calcio di rigore, conclusione non proprio irreprensibile di Salvatore Burrai. Lewandowski intuisce, tiro peraltro neanche così angolato, a mezza altezza, la respinta di Lewandowski, sembra un segnale positivo. Questa è una conclusione dai 20 metri effettuata da Ranieri, ma in effetti la gara è tutta del Pordenone, che passa in vantaggio al 19esimo, la sponda di Magnaghi e la botta di Gavazzi che non lascia scampo all'estremo difensore Lewandowski. Qui Mantini praticamente dimentica il taglio di Gavazzi, che tutto solo al volo realizza il gol dell'1-0. La risposta del Teramo con questo tiraccio di De Grazia e la parata agevole dell'estremo difensore del Pordenone Bindi, e poi il secondo gol. Qui c'è la complicità di Lewandowski, forse anche della terna arbitrale, un tiro dalla distanza, Lewandowski non è preciso e c'è il tap-in in posizione sospetta di Candellone, tutto facile per il giocatore ex Gubbio e scuola Torino. Si va all'intervallo dopo 40 secondi di recupero. Nella ripresa accadrà ben poco, il Teramo cerca di riaprire la gara ma senza riuscirci. Qui vediamo un'azione di Persia, un'azione personale, poi l'imbucata per De Grazia che si crea lo spazio per il tiro con il destro che non è il suo piede, tiro forte ma centrale, in due tempi blocca Bindi. La risposta del Pordenone con questa conclusione di Bombaggi, la palla sfiora l'esterno della rete. Quindi ancora il Teramo con la punizione di Proietti, il tocco di Zenuni, tutto questo alla mezz'ora, e su questo episodio invece recrimina il Teramo. Siamo alla mezz'ora della ripresa, Bacio Terracino da poco in campo realizza questo gol che viene annullato per posizione di fuorigioco. Qui tra poco rivediamo l'azione del Teramo con questa palla spizzata da Piccioni per Bacio Terracino che realizza, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 36esimo prova anche Mantini dalla distanza, il volo di Bindi, sarà poi sterile la pressione del Teramo che non riuscirà a riaprire i giochi. Il Pordenone sostanzialmente senza grande fatica e con un discreto primo tempo anche piuttosto concreto porta a casa i tre punti e, come abbiamo visto, allunga in classifica. Teramo che continua a denotare i soliti problemi, una squadra che aveva convinto a Vicenza in emergenza, aveva disputato una buonissima gara meritando e conquistando il punto, forse meritando addirittura l'intera posta, ma il gol di Proietti era arrivato nel finale. Invece questa sera davvero poco da fare contro la prima della classe. Ne chiedo conferma ad Agna Cantagalli, che vedo pronta in collegamento dalla pancia dello stadio Gaetano Bonolis. Buonasera Agna. Ciao Andrea, buonasera a te. Pronta, per modo di dire, congelata. Congelata, immaginiamo. Senti, non poteva fare di più Teramo contro un avversario così quotato questa sera? Ma sulla carta no, anche se poi la buona volontà c'è stata, l'impegno c'è stato, però come ha detto Jacopo in precedenza si è avuta la sensazione, soprattutto stasera, che Teramo magari avrebbe potuto
provarci ancora per giorni senza riuscire a trovare la via del gol. Mi sembra abbastanza ormai evidente la difficoltà di trovare la rete per la formazione di Maurizio, l'aveva trovata alla mezz'ora del secondo tempo, però quel gol è stato annullato a bacio Terracino, però ormai è un problema abbastanza conclamato, insomma, quello di non riuscire a segnare quando poi ti trovi anche sotto contro il miglior attacco del campionato e tutte una delle peggiori difese, è chiaro che i fantasmi ancora di più aumentino. L'impegno non è mancato, come ti ho detto Andrea, la prestazione non è stata così negativa come magari in altre uscite lunghe, però è chiaro che il secondo gol sì è stato viziato probabilmente da un fuorigioco di Candellone al momento del tap-in, ma allo stesso modo comunque anche Lewandowski ha commesso un errore importante nel non trattenere quel pallone, quel tiro di Bombaggi che non sembrava imprendibile. E poi sul primo gol c'è stato un errore probabilmente di Mantini, che non ha seguito la diagonale il taglio di Gavazzi, ma è un giovane che sta crescendo, non è neanche giusto magari buttato nella mischia all'improvviso già addosso. Vicenza e questa sera ha confermato anche gioco forza. Sì, perché ci sono state 6 defezioni importanti e di queste 6 assenze ovviamente Maurizio spera sabato a Pesaro di poterne recuperare qualcuno. Paradossalmente quello più avanti nella condizione che sembra poter recuperare Spighi, perché in un primo momento, dico paradossalmente perché in un primo momento sembrava dover star fermo un paio di settimane, quindi dover saltare anche la trasferta di Pesaro. Invece adesso lo stato attuale sembra quello più avanti rispetto agli altri, potrebbe esserci a Pesaro perlomeno in panchina, saranno da valutare tutti gli altri. Caidi non sembra essere così grave, è comunque un affaticamento muscolare, quindi potrebbe esserci. Oggi era comunque squalificato, ritroverà Maurizio sicuramente Piacentini, che era squalificato, non ci sarà Ventola, che a prescindere dall'infortunio che ha avuto nel corso del primo tempo a Vicenza dovrà scontare 2 giornate di squalifico, quindi comunque a Pesaro non ci sarà. Senti Ania, la Virtus Vecomp vince a Ravenna, questo è il risultato più a sensazione tra le squadre di bassa classifica. Poi c'era questo derby lombardo che Renate ha vinto in trasferta sulla Giana, la Fermana che pareggia, il Rimini che vince 1-0 con un gol di Lanini, ha vinto anche il Gubbio. Insomma, dagli altri campi non è che siano arrivati buoni risultati per il Teramo, che ora finisce in zona play-out. Sì, per la prima volta in stagione, tra l'altro, finisce in zona play-out, ma Andrea, quando non vinci da 7 gare, ne perdi 4, ne pareggi 3, è chiaro che purtroppo le altre non sempre stiano ferme come magari tu ti augureresti, quindi non si va molto veloce, però la classifica adesso sta quasi andando al risucchio del Teramo e quindi di conseguenza il basso classifica si è avvicinato oggi, soprattutto con alcuni dei risultati che hai detto, e di conseguenza le cose si fanno più complicate. Però se tu non riesce a vincere, soprattutto le gare casalinghe che avresti dovuto vincere contro Gian Erminio, contro il Renate, le sfide salvezza, insomma, che hai affrontato, è chiaro che adesso quelle più complicate contro rose più attrezzate di te si fanno ancora più complicate da vincere, e quindi di conseguenza, non avendo vinto prima, devi provare a fare qualcosa adesso, ma adesso è molto complicato fare qualcosa contro Pordenone, contro la Vispesaro, contro la Triestina, contro la Ternana, insomma qui fino alla fine dell'anno, anche lo stesso su Tirol, che sarà la prima della giornata di ritorno, sarà molto complicato per il Teramo vincere, però qualcosa deve pur fare, perché la classifica deve essere mossa non solo con dei pareggi, ma anche con un colpo esterno a Pesaro, oppure con un colpo interno contro la Triestina, non so. Senti, prima di ascoltare poi la voce dei protagonisti, tra poco Attilio Tesser, navigato ed esperto tecnico del Pordenone, già conosciuto in altre platee, che ora appunto cercherà di portare alla promozione in Serie B il Pordenone, ci puoi già anticipare qualcosa su quello che è l'umore appunto lì al Bonolis dopo questa sconfitta?
Ma ti posso dire che la squadra comunque oggi è uscita tra gli applausi del Bonolis, a sottolineare comunque l'impegno che c'è stato, la prestazione comunque nel complesso, per così dire, positiva, anche se poi non si è trovato il gol e comunque ne è arrivata una sconfitta per il Teramo. È l'ideale prosecuzione dell'impegno visto a Vicenza, quindi questo i tifosi lo hanno riscontrato, anche se oggi ce n'erano davvero pochi, è stato il minimo stagionale, 888 presenti, ma ovviamente ha influito il freddo e ha influito anche la concomitante Champions League, insomma, in corso. Però i tifosi hanno riconosciuto comunque l'impegno della squadra, sono usciti tra gli applausi. È chiaro che se parliamo di ambiente dello spogliatoio, Ok. forse non si pensava già dall'inizio di poter vincere, però è chiaro che qualcosa devi pur fare quando, come ho detto prima, hai toppato, tra virgolette, impegni come Renata e Giaterminio. Grazie Ania, ti ringrazio per questo A tuo te. contributo. Grazie ad Ania Cantagalli, possiamo ascoltare il primo contributo che arriva dal Bonolis. Ascoltiamo il tecnico del Pordenone, Attilio Tesser. Tesser, un primo tempo in cui il Pordenone, insomma, ha chiuso in vantaggio 2-0, poi la ripresa è stata quasi di pura gestione. Gestione no, perché le partite le abbiamo visto la settimana scorsa noi, casa con la Venna, dominati, poi basta un gol, un momento, un lampo e si rimette in discussione. Però abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, abbiamo vinto meritatamente il 2-0 e il risultato pulito di questa partita. Il doppio centravanti, insomma, stasera Candellone e Magnaghi, mini turnover, però diciamo che ha pagato. Si è pagata la prestazione di tutta la squadra, poi chiaramente quando davanti si fa bene si va a fare i gol e si vanno a vincere le partite, però è stata bella compatta, hanno giocato bene in mezzo al campo, la difesa è stata attenta, concentrata contro attaccanti veloci come che è il Teramo, quindi è stata una prestazione molto positiva della squadra e per far bene deve essere così. Ora vittoria che conferma proprio la solidità e la forza di questo Pordenone, squadra costruita insomma per puntare alla vittoria del torneo. Ma squadra costruita, penso che ci sia, io lo dico dall'inizio del campionato e non mi soffermo, noi siamo una buona squadra, siamo consapevoli, penso che Ternana e Feralpi solo sulla carta siano costruite loro le due squadre da battere, poi una serie di 4-5 squadre tra Vicenza, la Triestina, noi c'è la grande novità imolese in questo momento, Fermana. Su Tirol che è un attimo in ritardo, ma insomma è una squadra importante. Queste erano le squadre e il Monza, perché all'inizio era una delle squadre come noi, con le stesse ambizioni nostre. Queste sono le 5-6 squadre, noi siamo partiti bene, siamo lì davanti, andiamo avanti lottando, finché i ragazzi hanno questa voglia, questa determinazione, ci togliamo qualche soddisfazione. Favorite sulla carta sono le altre due. Tornando alla partita, le posso chiedere un giudizio sugli episodi un po' dubbi, almeno per quello che si è visto dalla tribuna, il calcio di rigore, il raddoppio del Pordenone. Ma no, per l'amor di Dio, non so, guardateli voi, non lo so, io non voglio giudicare. Mi sembra che di dubbio c'è il rigore su Magnaghi dopo il secondo tempo e basta, il resto non sono dubbi. Insomma. Direi che è stata una supremazia netta oggi della mia squadra su un Teramo che era obiettivamente, lo riconosco, per me è una squadra molto temibile per come ho visto giocare e oggi mancava molti giocatori. E contro una squadra che ha trovato una buona giornata ha pagato un po' di più questo, però c'è stata la differenza di classifica, penso che oggi in questa partita si sia vista. Mister, però questo è un segnale, serate come queste sono un segnale di continuità della sua squadra. Lei ha detto le favorite magari sono altre, però in questo momento in testa c'è il Pordenone e serate come queste non fanno altro che rinforzarlo. Rinforzano perché sono le partite più difficili per me, lo dico veramente perché giocare contro squadre giovani, brillanti come il Teramo, come ho visto giocare, non è semplice, non sono campi semplici, nemmeno sintetico e tante situazioni che devi, se non ci sei forte mentalmente fai un po' più fatica. E questi ragazzi stasera sono stati bravi, l'hanno interpretata bene. Adesso vediamo, abbiamo sabato un'altra partita importante con il Gubbio che vinceva Trieste 2-0 pochi minuti, oggi ha battuto il Vicenza 2-0, quindi tutte le partite sono difficili, questi campionati sono così e c'è la consapevolezza che ogni partita c'è difficoltà. Squadre nettamente superiori, ripeto, o c'è la giornata particolare negativa o positiva di una, ma in un grande equilibrio. Qualche screzio del primo tempo con Maurizi? No, mio no.
qualche giocatore mio con la panchina si sono un po' presi, ho cercato di iniziare tranquilli, perché insomma dai, bisogna portare tutta la realtà a quello che è una partita di calcio, perché altrimenti ci perdiamo dei valori e poi magari ci indegniamo davanti a tragedie e poi su queste ce le lasciamo andare. Penso che bisogna dare le dimostrazioni dalle piccole cose a quelle grandi, perché se non partiamo mai a dire le cose come stanno, essere un po' più tranquilli, giocare a calcio e accettare il verdetto del campo con grande tranquillità. Mi spiace anche per tutti gli insulti che si riceve ogni domenica, lo dico senza, con dispiacere, perché fa male alla città di Teramo tutta questa gente che insulta con continuità la mamma mia che è morta, al di là della moglie non me ne frega niente, però veramente è una tristezza unica e mi spiace molto per Teramo, perché non per me, per Teramo. Grazie, complimenti. Grazie dunque a Jacopo Forcella per questo contributo che arriva dalla sala stampa, dalla zona mista del Bonolis. Abbiamo ascoltato Attilio Tesser, probabilmente ora abbiamo anche Lorenzo De Grazia. Appena la regia mi dà l'ok, potremo ascoltare il centrocampista biancorosso, anche oggi tra i più attivi, tra i pochi che sono andati vicino al gol. Lo ha fatto nel primo tempo con una conclusione dalla distanza, lo ha fatto soprattutto nella ripresa, quando con un'azione personale dal limite ha cercato con il destro, che non è il suo piede, di battere l'estremo Bindi, non ci è riuscito perché il tiro è stato comunque intercettato dall'estremo difensore del Pordenone. Allora, ci ascoltiamo Lorenzo De Grazia, al rientro andiamo di nuovo in collegamento telefonico con Francesco Di Francesco, però prima ci ascoltiamo Lorenzo De Grazia. Lorenzo, uno dei pochi ad arrendersi, già nel primo tempo sei stato uno dei più pericolosi, ci hai provato tante volte, però stasera non solo è stata una serata storta, probabilmente avete trovato un'avversaria molto complicata. Sappiamo che loro sono una squadra forte, puntano a vincere il campionato, hanno una rosa a tutti i livelli completa. E noi avevamo delle assenze, però chi è entrato in campo ha dato il massimo e ha sputato sangue fino all'ultimo, fin che quello che potevamo. Poi il risultato è una conseguenza di episodi, perché anche il nostro gioco l'abbiamo fatto a tratti, quindi niente, è andata così. Classifica complicatissima però adesso. Beh sì, sappiamo che è un campionato difficile, ogni partita cambia tutto. Penseremo alla prossima partita e cercheremo di conquistare più punti possibili nell'arco delle prossime giornate. Al di là della tanta buona volontà, insomma, la differenza di caratura dei due gruppi, anche considerando le tante assenze del Teramo, purtroppo si è vista. Beh, a noi mancavano 5-6 elementi per noi punti di riferimento, diciamo. Però chiunque è entrato e ha giocato al posto loro, sono tutti ragazzi bravi, vogliosi, che hanno dato il massimo. Però c'è anche l'avversario e bisogna riconoscerne anche i meriti alcune volte. Secondo te, rispetto a Vicenza, è un passo indietro soltanto nel risultato? Beh sì, dai, perché alla fine il nostro gioco a tratti l'abbiamo imposto, come detto prima, le nostre occasioni le abbiamo create, ci hanno annullato un gol, tiri in porta l'abbiamo fatti, però poi c'è la bravura dell'avversario, gli episodi e niente. Con questo nuovo schieramento, insomma, un po' atipico, con Ranieri tra le linee, insomma, le avete provate tutte, anche nel secondo tempo, tante sostituzioni, però loro sembravano davvero di un'altra categoria. Beh sì, abbiamo cercato di impostare in maniera diversa la partita oggi, con le tante assenze, abbiamo cercato di impostarla come il mister ci ha chiesto in questi pochi giorni che c'erano tra una partita e l'altra, e abbiamo fatto così, abbiamo provato a cambiarla, però anche con le sostituzioni, niente, come ho detto prima, anche Bacio gli è stato annullato un gol, quindi ci abbiamo provato fino all'ultimo. Perfetto. Queste le parole di Lorenzo De Grazia, torniamo in collegamento telefonico e tra pochi minuti avremo l'intervista con Agenore Maurizi, il tecnico biancorosso che analizzerà questa sconfitta col Pordenone, che invece ora analizziamo con Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera a te e a chi ci segue, salve. Allora, la stessa domanda iniziale che ho fatto a Dania Cantagalli poco fa, poteva fare di più il Teramo in emergenza contro un avversario così forte? Beh, credo proprio di no. Il Teramo nei primi 20 minuti, è vero che le partite durano molto di più, però nei primi 20 minuti fino al gol del Pordenone aveva tenuto bene il campo, aveva giocato meglio di un avversario molto ma molto più forte per qualità tecniche, per struttura fisica, per tutto. E soprattutto a centrocampo con
proietti con De Grazia, c'erano state anche buone trame, tutti quanti a dire avessimo giocato così nelle partite con Gian Erminia, Albino Leffe e Renate. Poi subito il primo gol, anche lì per i problemi in difesa oggi, erano tutti rincalzi, chiamiamoli così, per le assenze che tutti sanno. Non c'è stato nemmeno lo sbandamento, la demoralizzazione, che magari poteva essere pure normale, ha continuato, il Teramo ci ha provato, non ha creato grosse palle gol, lo sappiamo, davanti, se il gol non lo inventa un centrocampista, davanti non facciamo gol nemmeno con il pennarello, no, con la matita, con il pennarello, quello gigante. E poi è arrivato il secondo gol, quella bravo Lewandowski nel parare il rigore sullo 0-0, e dopo ha fatto quella papera, perché quella è una papera. È una papera, Francesco, forse c'è un fuorigioco. Lo so che forse c'è un fuorigioco, volevo farlo notare a Tesser, sono stato tranquillo anche perché hai perso la partita. Ci può stare che lì Lara, il guardaline, non l'ha visto, il guardaline guarda caso, poi ha visto il fuorigioco sul gol di Bacio Terracini. Avremmo perso lo stesso. Perché scusami, anche quell'episodio era piuttosto millimetrico, cioè se è fuorigioco lo è di poco. Quindi sono due episodi in bilico che sono stati valutati dallo stesso assistente in maniera diversa. Magari avrà fatto bene. La nostra sensazione è che sul gol di Candelloni il fuorigioco ci fosse, di poco. Su Bacio Terracino davvero difficile, per quanto ci riguarda, dare un giudizio. Sì, a te. Sì. È la stessa cosa, l'impressione che abbiamo avuto noi, tu l'hai potuto pure rivedere, la stessa cosa che l'impressione che abbiamo avuto noi sugli spalti, e quando si va a volte anche, non per frasi fatte, per momenti negativi contro i quali non puoi fare nulla, quando ti dice male, ti dice male. Il Teramo è una squadra che ha tanti, ma tanti di quei problemi, e magari non c'è mai l'episodio a favore, e poi diventa tutto più difficile. In campo oggi c'era, diciamo, mezza squadra o quasi, però ripeto, sul piano dell'impegno, infatti una sconfitta del genere non c'è stato un accenno di, alla fine ci sono stati anche alcuni po' di applausi, il coro continuo da parte dei tifosi della curva, perché credo che tutti hanno apprezzato, se vogliamo essere corretti e obiettivi e onesti, io quando c'è da criticare aspramente lo faccio, oggi mi sento di dire che di più a questa squadra non si poteva chiedere. Per quello, ecco, se il gol Barish del Racino cosa cambiava? Non cambiava nulla, era un minimo una soddisfazione per rendere, comunque, diciamo, forse, comunque Francesco, c'erano 18 minuti più recupero per provarci, appunto, quindi almeno quello. Se il guardalino ha visto, diciamo, facciamo finta che ha visto bene una volta, però poi guarda caso ha visto bene per il gol di Terracino da annullare, se era da annullare, ma ripeto, credo sia difficile poterlo giudicare, guarda caso non ha visto bene quello che mentre è molto più evidente sul primo gol. Però Francesco, allora scusami, ti interrompo perché tra poco ascolteremo Maurizi, però prima, per chiudere il collegamento con te, ti chiedo in un minuto e mezzo, non di più, di commentarmi i prossimi impegni del Teramo, il calendario, perché ora c'è la trasferta di Pesaro, poi Triestina, poi trasferta a Terni, quindi insomma, che cammino è molto quindi difficile. Diventa tutto più difficile, poi con i risultati di oggi non ce n'è stato uno che è andato bene, no, il Gubbia ha fatto no. risultati, il Rimini se n'è andato definitivamente, è salito a quota 21, la Virtus Telecom ha vinto a Ravenna. Esatto, il Verona che vince a Ravenna e che da ultimissimo è risalito, diventa tutto ma tutto più difficile. Allora il Teramo si deve aggrappare alla possibilità, così come sembrava una trasferta impossibile quella di Vicenza, diventa una trasferta altrettanto impossibile quella di Pesaro, che tra l'altro è una squadra molto più in salute del Vicenza attuale, e dopo c'è la Triestina qui, poi vai a Terni, sembrerebbero tre partite impossibili. Devi vedere adesso di uscire con il minor danno possibile, avere
poi la forza, intanto sperare che dal mercato arrivino, io continuo a sostenere che servono due difensori, visti i problemi continui di Caidi e Speranza, che anche se dovessero recuperare non potranno mai stare in una condizione ottimale, due difensori e un attaccante, sperando che arrivino giocatori in grado di dare una svolta a questa squadra e mantenere cercare di uscire con il minor danno possibile e poi avere la forza di cominciare un altro campionato. Certo. Francesco, ti ringrazio. Saluti a tutti, ciao caro, ciao. Buona serata, grazie a Francesco Di Francesco. Allora, è pronto il nuovo contributo dalla zona mista del Bonolis, il tecnico del Teramo a Genore, Maurizio al microfono di Jacopo Forcella. Mister, una partita che con il calcio di rigore parato da Lewandowski sembrava poter aprire scenari totalmente diversi, all'undicesimo sembrava potersi disegnare tutta un'altra gara. Sì, dal punto di vista emotivo forse potevamo trarre, anzi sicuramente potevamo trarre vantaggio da quella situazione di gioco, però poi è difficile giocare quando non si vince un duello individuale e quindi abbiamo preso un gol stupidissimo e niente, e forse, però no, forse abbiamo pagato la partita di Vicenza, ma comunque abbiamo giocato contro una grande squadra, c'è da essere consapevoli che loro sono un'ottima squadra e noi non abbiamo vinto un duello individuale, e questo non puoi portare via la partita senza vincere i duelli individuali. È la prima volta che la vediamo così, forse insoddisfatto della sua squadra o sbagliamo? No, sono insoddisfatto non della squadra, perché poi alla fine globalmente abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto una bruttissima partita, però quando non si è cattivi da un punto di vista emotivo, da un punto di vista caratteriale, ma un po' per caratteristiche noi non ce l'abbiamo. E questo è un dato di fatto, e quindi sono abbastanza arrabbiato, perché quei giocatori che oggi sono stati chiamati in causa comunque devono, dal punto di vista emotivo, devono dare qualcosa in più. Ma non parlo dal punto di vista tecnico, non parlo dal punto di vista emotivo, ma non senza polemica, vuol dire, ma abbiamo giocato in forte emergenza e abbiamo pagato molto. Le posso chiedere anche uno giudizio sugli episodi, perché poi anche gli episodi fanno un po' il risultato alla fine, esatto. Parliamo del calcio di rigore dato al Pordenone, il raddoppio magari forse in fuorigioco a detta di qualcheduno. Ma questo poi oggi gli episodi, ma come spesso succede, vuol dire anche domenica, anche sabato a Vicenza, gli episodi ci vanno tutto a sfavore, noi dobbiamo anche reagire a questi, una squadra che sta lì giù deve anche reagire a questi episodi, deve reagire a un gol annullato, non so se era da annullare, a calcio di rigore, dobbiamo avere una capacità di reazione diversa, però niente, voglio dire, abbiamo comunque, dobbiamo guardare avanti, la partita è passata, abbiamo incontrato una squadra fortissima e abbiamo dato troppo spazio, diciamo così. Ecco, nello specifico la direzione arbitrale è piaciuta? Ma non parlo mai degli arbitri, ma fate, la giudicate più voi, ma mi sembra che un po'... Vabbè, lasciamo stare. Mister, al di là delle assenze di questa sera e del fatto che mancano ancora 4 partite, però onestamente sta facendo un po' il conto alla rovescia per il mercato di riparazione in gennaio. No, vabbè, adesso pensiamo alle partite, pensiamo a sabato, poi il mercato di riparazione è fatto per appunto per quelle squadre che sono state costruite male, oppure... E il Teramo è una di queste? Ma non lo so, adesso vediamo cosa succede in queste 3 partite, 4. A proposito di sabato, conta di recuperare qualcuno degli infortunati? Sì, speriamo di recuperare qualcuno, perché siamo veramente in piena emergenza. Mister, una domanda tattica, come è venuta, quando le è venuta l'idea di Ranieri tra le linee? Beh, perché sapevo che noi perdevamo molto in fisicità, e così è stato anche tra l'altro, voglio dire, siccome dall'altra parte non è che noi siamo furbi, gli altri sono... preparano le partite allo stesso modo, e quindi infatti hanno messo una squadra di grande struttura sapendo che noi non abbiamo una grande struttura, e per la prima volta il Pordenone non ha giocato con Ciurria, Berrettoni, che sono giocatori rapidi, veloci, ma ha giocato con giocatori più fisici, e quindi l'idea di Ranieri era per palleggiare di più in mezzo al campo. L'ultimissima, è fiducioso per la salvezza di questa squadra?
Ma io ho sempre lottato per salvarmi, tutte le volte che mi è stata la possibilità non sono mai retrocesso, quindi non sono fiducioso 100%, però dobbiamo assolutamente avere una tranza agonistica importante, come quella che abbiamo messo in campo a Vicenza. Ma anche stasera sono stati episodi che noi reagiamo male agli episodi, quindi reagiamo male, delle volte reagiamo male, poi delle volte ci sono squadre come Pordenone che ti fanno anche reagire male. Perfetto, grazie. Insomma, dice Maurizio, non sono mai retrocesso, dunque sono fiducioso, però torna ancora l'aspetto della struttura fisica, di questa mancanza di fisicità che ha la squadra, tanto che il Pordenone ha realizzato, ha messo in campo attraverso le scelte di Tesser una squadra fisica proprio per evidenziare questo tipo di gap con la squadra biancorossa. Quindi Maurizio poi glissa sul mercato, ma è evidente che in sede di calciomercato il Teramo dovrà intervenire per irrobustire la rosa, irrobustirla da un punto di vista dei centimetri, dei chili, dei muscoli, per poter fare partite di un certo tipo nel corso di quest'inverno e nel corso poi del girone di ritorno, che sarà ovviamente decisivo. Dunque, insomma, parole neanche tanto sibilline quelle di Agenore Maurizi. Noi ci avviamo alla chiusura. Ora rifacciamo il punto della situazione rivedendo i risultati e la classifica e poi rivedremo anche le immagini del primo tempo, perché è lì che è accaduto tutto in questa serata con la sconfitta, come detto appunto, del Teramo. Questi risultati della 16ª giornata, che si completerà domani con i posticipi su Tirol-Ternana, ore 18.30, e Albino Leffe San Benedettese, ore 20.30. Fanovi-Spesaro 0-0, Feral-Pisalò, Imolese 0-1, gol di Lanini, Fermana-Triestina 1-0, rete di Lupoli, Gian Erminio-Renate 0-1, rete di Piscopo, Gubbio-Vicenza 2-0, in gol Marchi e De Silvestro, Ravenna-Virtus Vecomp-Verona 0-1, rete di Trainotti, Rimini-Monza 1-0, rete al 94esimo di Volpe, e Teramo-Pordenone 0-2, la classifica con la compagine Ramarra, che ha espugnato il Bonolis questa sera, che allunga in classifica 32 punti Pordenone, 27 la Fermana, poi Ternana, Triestina e Vispesaro 26, Molese e Ferrarpisolo 25, Vicenza 24, 23 punti per il Ravenna, 21 per il Rimini, 20 Monza, 19 su Tirol, 18 San Benedettese, 17 Gubbio, 16 per Fano e Teramo, 15 per Giana e Renate, 13 punti per la Virtus Vecomp, 11 punti per l'Albino Leffe, dunque Teramo agganciato dal Fano ed è al quintultimo posto la squadra biancorossa, anche se, volendo dare ragione alla classifica avulsa, il Teramo ha vinto il confronto diretto d'andata con il Fano, quindi se proprio volessimo essere precisi, il Teramo non è ancora esattamente all'interno della zona play-out, però c'è stato l'aggancio del Fano ed è un quintultimo posto per la squadra del presidente Luciano Campitelli. Rientriamo un po' di immagini e poi ci congediamo con l'intervista al difensore Alessandro Celli, tesserato da poche settimane, l'ex foggiano. Ecco le immagini di un Teramo che questa sera, come detto, si è presentato con una formazione inedita e piuttosto rabberciata, con Fiordaliso e Altobelli difensori centrali, con Mantini terzino destro, con Ranieri trequartista alle spalle di Piccioni e Zecca. Questo è il primo episodio saliente, al decimo minuto, con l'atterramento di Candellone ad opera di Altobelli, calcio di rigore che Burrai sbaglia, Lewandowski intuisce, conclusione non proprio perfetta quella dell'ex modenese. Il Teramo si fa vedere poi al sedicesimo con questo tiro cross di De Grazia e poi una sventola dalla distanza di Ranieri, la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Bindi, e qui si sblocca il punteggio al diciannovesimo, la sponda di Magnaghi, Mantini non segue il taglio di Gavazzi che a centro area scarica in rete un potente destro imprendibile per Michel Lewandowski, il vantaggio del Pordenone dunque al minuto 19, la torre di Simone Magnaghi e la battuta al volo di Gavazzi.
palla nell'angolo. Il Teramo che si fa vedere alla mezz'ora con questo sinistro debole di De Grazia, bloccato agevolmente da Bindi, e poi il raddoppio del Pordenone. In questo caso Lewandowski sbaglia, non è perfetto, e ne approfitta in comodo tap-in Candellone, che probabilmente partiva da una posizione di fuorigioco che possiamo rivedere proprio attraverso questo rallenti. Poi insomma il primo tempo andrà a sfumare, nel secondo accadrà ben poco, se non quel gol annullato a Bacio Terracino a un quarto d'ora dalla fine. Poteva essere una fiammata che poteva riaccendere la partita, così non è stato. Il Pordenone ha controllato agevolmente nell'ultima parte di questa contesa. Noi allora ci concediamo con l'intervista al difensore, al terzino sinistro Alessandro Celli, attraverso sempre il microfono di Jacopo Forcella. Pro Teramo tornerà in edizione normale martedì prossimo alle ore 21 con Jacopo Forcella e i suoi ospiti per commentare il campionato del Teramo alla luce della prossima trasferta, quella del Benelli contro la Vispesaro. Io ringrazio in regia Maurizio Dagui, ringrazio voi per la cortese attenzione, e subito dopo Pro Teramo diamo spazio alla terza edizione del TG6. Buonanotte. Celli, la partita di oggi al Bonolis non è stata come quella dell'esordio che ti aveva visto anche protagonista di un gol stasera, tutt'altra serata, vero? Sì, stasera non è sempre, non è che tutte le volte posso fare gol. Io ci voglio fare gol, ma ci sono anche gli avversari che determinano le giocate. Stasera qualche metro più indietro, di solito giochi quinto di centrocampo, stasera quarto di difesa, come ti sei trovato? Mi sono trovato bene, ho cercato di spingere, poi vengo da comunque sia da 6 mesi di inattività e adesso sto pagando un po' il campo, la fatica e tutto, però in settimana cerco di rafforzare tutto e penso a domenica. Parlavi della spinta sulla fascia, ti abbiamo visto spingere soprattutto di più nel corso del secondo tempo, qualche sovrapposizione, scendendo di più insomma nel tentativo anche di andare al cross dal fondo. È stata una scelta voluta oppure sei rimasto bloccato anche per volere degli avversari? No, al primo tempo loro calciavano molto e ho cercato di coprire di più. Nel secondo tempo ho visto che loro si sono abbassati e mi sono alzato e ho cercato di creare superiorità, ma è andata così. Davvero troppo forte questo Pordenone per il Teramo, oppure come ha detto anche Maurizi poco fa, questa è una squadra che stasera non ha vinto un duello individuale? No, è un'ottima squadra, una grande squadra, sicuramente la classifica merita dove è in classifica, però oggi anche noi abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo creato tanto, nel secondo tempo mi sembra che loro sono stati schiacciati tutto il secondo tempo nella loro metà campo. E abbiamo creato tanto e non abbiamo concluso, però abbiamo creato. Quindi non è un passo indietro rispetto a Vicenza secondo te? No, non è un passo indietro, anzi un passo avanti. Cioè abbiamo giocato contro una prima classifica e abbiamo dettato legge. Però il passo indietro un po' in classifica c'è stato. Il passo indietro sì, è giocato contro la prima classifica, hai perso, non hai portato punti, perché se prendevi punti il passo indietro non era. Se parliamo di classifica il passo indietro ok, ma il campionato è lungo. Si parlava tanto di questo ciclo terribile di gare, questo dicembre maledetto proprio per quanto riguarda insomma, gli avversari da incontrare. Le prime due partite sono andate, un punto a Vicenza, nessun punto contro il Pordenone. Prossima trasferta a Pesaro. Pesaro. Sì, a Pesaro andiamo lì per fare punti. Dobbiamo fare punti per forza, perché dopo la settimana dopo c'è Triestina e poi, se non sbaglio, Ternana. Quindi sono due partite molto importanti. Anche Pesaro è importante, però le altre due pesano tanto. Grazie.